faccia è giusto, e se si dovesse creare un incidente diplomatico, io ritengo che sia corretto e un bene, perché se vogliamo andare alle radici di un problema epocale, qual è quello dell'immigrazione, soprattutto immigrazione clandestina, è inutile curarsi degli effetti di un barcone di poveri disgraziati che è in mezzo al mare a causa di trafficanti della morte. Evitiamo di farli partire dalle coste principalmente libiche, come stabilizzando la Libia. Chi ha destabilizzato la Libia? La Francia. Quindi con la Francia. Li mandiamo a Marsiglia, come suggerisce. Li mandiamo a Marsiglia se sono sui barconi, li mandiamo in Francia se sono sui barconi, li mandiamo nei paesi le cui bandiere che sventolano sopra le ONG hanno proprio quella nazionalità. Vabbè. Sì, non è una partita di calcio stavolta, vale molto di più. Non è una partita che vuole creare conflitti, ma è una partita che vuole risolvere problemi. Perché partono dalla Libia? Perché la Libia è un paese destabilizzato, in cui i criminali, trafficanti di morte, fanno partire su barconi della morte tanta gente che vorrebbe avere una vita migliore. Ci dobbiamo occupare del problema quando sono sul barcone per salvarli, quindi ci sono questi geni dell'accoglienza che dicono che questo governo è responsabile, ovviamente non lo è. O vogliamo occuparci della Libia da cui partono? Chi l'ha destabilizzata la Libia? La Francia. Quindi la Francia, insieme a tutta l'Europa, tra cui c'è anche l'Italia, deve affrontare il problema alle radici.